molti vulcani eruttano roccia fusa, chiamata lava. La lava è estremamente calda, molto più calda di un forno o dell'acqua bollente. Alcune eruzioni producono lave molto fluide, formando fiumi incandescenti che possono viaggiare per molti chilometri. In altre eruzioni, la lava viene emessa lentamente dal vulcano e si accumula su se stessa, formando i cosiddetti duomi lavici, o colate di lava corte e spesse. È pericoloso avvicinarsi alla lava per via del calore intenso che emana. Blocchi di lava possono rotolare dal fronte della colata. Gli edifici e la vegetazione possono prendere fuoco, provocando fumo e, di conseguenza, una scarsa qualità dell'aria. Si possono verificare delle esplosioni se la lava entra in contatto con del carburante. Nel 2002 una colata lavica ha attraversato la città di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. Molte persone sono state uccise o ferite dall'esplosione di una stazione di servizio. Altre esplosioni violente possono verificarsi se la lava interagisce con acqua, neve o vegetazione. Il calore della colata lavica può sciogliere la neve o il ghiaccio e causare alluvioni o colate di fango distruttive e che possono interessare vaste aree. Alcune lave scorrono più velocemente di quanto una persona possa correre, ma normalmente la lava è sufficientemente lenta da permettere alle persone di mettersi in salvo. In qualche caso c'è tempo per spostare i propri beni. Nel 2014 la lava ha minacciato un'azienda vinicola a Fogo, sull'isola di Capo Verde, ma l'attrezzatura e il vino sono stati messi in salvo prima dell'arrivo della colata. Le autorità competenti indicheranno quando evacuare e se c'è il tempo sufficiente a prendere gli effetti personali. La lava può seppellire le strade e bloccare le vie di fuga. Per questo è necessario allontanarsi in tempo. I terreni agricoli, sepolti dalla lava, possono essere improduttivi per anni, decenni o più a lungo. In alcuni casi la lava scorre attorno o perfino attraverso gli edifici, ma alcune colate sono così potenti da abbattere le costruzioni che incontrano. Le lave viscose, che formano i duomi, possono essere molto pericolose perché possono collassare improvvisamente, formando valanghe di rocce calde, gas e ceneri, chiamate flussi piroclastici. La lava può impiegare parecchi mesi prima di raffreddarsi. A volte una fragile crosta raffreddata si forma sopra la colata, mentre l'interno rimane fuso e caldissimo. Per questo motivo non bisogna tentare di attraversare colate recenti. Colate di lava che si allungano sul mare possono collassare improvvisamente, causando esplosioni e ondate ustionanti. Gli scienziati sono spesso in grado di valutare la direzione che prenderà una colata lavica. Se le autorità competenti suggeriscono l'evacuazione, è necessario attendere il cessato allarme prima di rientrare. Anche se pericolose, le eruzioni di lava sono belle e spesso attraggono spettatori. È comunque necessario seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali per evitare i pericoli e godere dello spettacolo in sicurezza.